iPhone, quanto è migliorato in questi anni, quante cose sono state introdotte. Il MagSafe è una delle grandi novità della linea 12 degli iPhone e insieme a questa introduzione di questo nuovo modo magnetico di ricaricare senza fili i nostri iPhone sono nati una serie di prodotti più o meno interessanti. In questo video voglio segnalarvi non solo prodotti originali Apple, ma bensì delle alternative economiche molto interessanti. Ecco a voi i migliori accessori MagSafe per iPhone. Io direi di partire in questo video con un oggetto che apprezzerete tantissimo perché rende MagSafe, o meglio aggiunge MagSafe a tutti gli iPhone che non hanno il MagSafe. Quindi il primo oggetto che voglio consigliarvi è un prodotto che trasforma i vostri vecchi iPhone, quindi quelli che non hanno MagSafe, in appunto un iPhone con questa nuova tecnologia. Non è altro che uno sticker magnetico di Sateki, un brand che io ho più volte menzionato nei miei canali perché lo adoro, realizza ottimi prodotti, va applicato al vostro iPhone grazie alla linguetta adesiva che non vi preoccupate, si può staccare e attaccare quante volte volete e poi appunto il vostro iPhone sarà trasformato in un prodotto con il MagSafe. È realizzato in ecopelle, è molto bello al tatto e adesso siete davvero pronti a continuare questo video per scoprire quali sono i migliori accessori. I primi due prodotti che voglio consigliarvi sono di Choatec e sono un caricatore wireless magnetico e un altro invece è un caricatore 2-in-1, quindi a seconda delle vostre esigenze. Quello 2-in-1 è in grado di caricare il vostro iPhone, ma anche sulla basetta che funge da stand potete ricaricare i vostri AirPods. Il caricatore wireless magnetico invece è unico e serve a caricare appunto soltanto il vostro iPhone e potete decidere di caricare in modalità orizzontale o verticale il vostro iPhone su entrambi questi prodotti. Li ho recensiti un po' di tempo fa e mi sono piaciuti davvero tanto. Un altro prodotto molto carino è questo caricatore wireless magnetico di ESR, altro brand che mi piace tanto, che ha una particolarità: sembra il MagSafe originale di Apple, ma in realtà ha una funzione in più, ovvero questa linguetta che funge da stand. In questo modo potete quindi usare il vostro iPhone anche in modalità orizzontale, ovvero landscape, per godervi magari un video mentre state ricaricando il vostro iPhone. Vi voglio segnalare anche lo Spigen MagFit. Si tratta sostanzialmente di un piccolo accessorio in plastica che circonda interamente l'alimentatore e lo tiene ancorato sulla superficie per evitare che si alzi nel momento in cui si impugna l'iPhone. Quindi, per farvi capire meglio, è una specie di cuscino nel quale inserite il vostro MagSafe di Apple. Infatti il MagSafe di Apple è un altro prodotto che mi sento di consigliare perché il caricatore originale universale non può non essere consigliato, così come la versione duo. Sta a voi decidere se acquistare quello con alimentazione per solamente iPhone oppure il duo se avete anche un Apple Watch da ricaricare. Parliamo adesso invece di supporti da auto, perché ne esistono molteplici, ma mi sento di consigliare in particolare questo supporto clamp di SBS, altro brand molto noto che mi piace tantissimo. Ha un supporto wireless da 15 watt con quindi ricarica rapida e tecnologia Qi. Si aggancia in modalità clip alla bocchetta di aerazione della vostra auto ed ha anche la chiusura automatica. Quindi grazie a questo sensore a induzione i braccetti si apriranno in automatico per accogliere il vostro dispositivo. È veramente un prodotto favoloso. Se non siete ancora sazi di modalità di ricarica, esistono anche basette 3-in-1. Qualche tempo fa ho segnalato quella di Sateki 3-in-1 che mi è piaciuta tantissimo, ma per il MagSafe e sfruttare al meglio il MagSafe mi sento invece di consigliare quella di Belkin, che è anche quella che trovate sul sito ufficiale di Apple, che è veramente molto bella, carica fino a 3 dispositivi in uno, quindi potete caricare il vostro iPhone, il vostro Apple Watch e il vostro iPod in modo automatico e contemporaneo. Davvero molto molto carina. Concludiamo con le cover. In realtà le cover non ho tantissimo da dire perché sono molto personali. Su Amazon trovate delle cover compatibili a poco prezzo anche con il MagSafe. A me piacciono molto quelle trasparenti, ad esempio brand noti sono ESR e Spigen, che sono molto noti su Amazon se volete risparmiare, e quelle originali di Apple è inutile dirvi che si commentano da sole, sono perfette, ma sapete anche che costano un po' di più. Un altro prodotto che mi sento di consigliare in attesa che anche Apple possa produrre un qualcosa del genere è una power bank magnetica. Tra le migliori troviamo sicuramente quella di Anker, ovvero il power cord
Magnetic 5K che funziona come una vera e propria power bank, potete anche applicarla al retro del vostro iPhone. Oppure, come ottima alternativa, c'è questa che vi sto mostrando, anch'essa da 5000 mAh ed è davvero interessante. Personalmente parlando però mi sento di consigliarvi quella di Anker, perché è un prodotto molto più noto e soprattutto la tecnologia di Anker è ben nota a tutti e anche a me, che ho testato tantissimi prodotti. Speriamo che presto Apple introdurrà, come vi dicevo, anche la sua power bank con supporto a MagSafe. Questi ragazzi sono a mio avviso i prodotti attualmente migliori per sfruttare al meglio il MagSafe. Non ho voluto parlare di portafogli, cose del genere, perché onestamente parlando sono un po' più di nicchia. Io ad esempio non li utilizzo, mi darebbe fastidio avere un portafoglio magnetico dietro al mio iPhone per mettere dentro magari carte, badge o una cosa del genere, quindi non l'ho voluto consigliare. Però sapete che questi sono solamente alcuni dei prodotti esistenti, ce ne sono davvero tantissimi altri, ho dovuto fare una selezione e a mio avviso questi sono quelli più meritevoli. Ragazzi, non ho nient'altro da aggiungere, come sempre se avete dubbi, domande, lasciate un commentino qui sotto e io vi risponderò, e noi ci vediamo al prossimo video.